Pronto? Ciao. Sì, sono Benedetta. No, no, non ti preoccupare. Ti aspetto. Buongiorno, signore. Ma sei ancora... Ti ho svegliato? Dai, vieni dentro, non voglio che tu vediamo. Yeah. È una maniaca sessuale a metà di venire. Cos'hai detto, tuo padre? Andava a giocare al polo. Vestito così? Ho il costume atleta. Peccato. Ti avrei visto volentieri col tutone rosso, gli stivali, il cappello di velluto e il corno a tracolla. Ma quella era caccia da voi. Eccolo. Oh, Edoardo, come puoi voler bene una scena come me? Sei così carina. E poi non è così importante che puoi giocare a palla. Figurati. Papà trovava che era troppo snob perfino la pallacanestro. I nostri figli faranno molto sport. Il maschio, equitazione, polo, sci. La femmina, pattinaggio e tennis. Tennis no, rovine mazzi. Lei deve suonare il violino. L'educazione musicale è sorpassata. Ormai, per una signorina, è molto meglio lo sport per conoscere la gente giusta. Io e te però ci siamo incontrati al conservatorio. È stato un colpo di fortuna. Per chi? Per te o per me? Maria Teresa, non credo che... Maria Teresa, penso che non sia il caso. Non so... Io non so se... È ancora il momento. Io... Se così posso esprimermi... Ti desidero con tutto me stesso, ma... Oh, insomma, se dobbiamo mandare tutti questi bambini a giocare al polo, al tennis, da qualche parte dovremmo pure incominciare, no? E poi ho fame, ecco. Stamattina non ho fatto colazione. Beh, quando ho fame io devo mangiare. Ci penso io. Devo pur far pratica, no?